Ce l'ha con te, ce l'ha con te. Lotta, mi Erano raccomando. tutti con te. Che Vinci. poi è sparso ovunque, cioè non c'ha un No, territorio, ma capisci? appunto, E non quindi ha rompi i neanche un coglioni e basta. piano. Tu ti devi prendere il Sud America e tenertelo, e poi con i rinforzi ti devi prendere anche l'Oceania. Così Porca c'hai miseria, oh. lo so, è Cioè, quella l'idea. Anche Guglielmo gli istruisce se pure. cavoli, il Nord America darebbe 5, no? Ma è tosto da prendere. Poi Sì, è non c'hai difficile, ci niente, non stanno. c'hai niente su lì. No, beh, ci avrei la Groenlandia, però stanno investendo troppo lì. Il grigio proprio vuole rompere i coglioni, vedo qua. Forse non vale la pena investire qua. Ma in realtà è più facile qua il Sud America dell'Oceania per adesso. Sì, però ci sono questi cinque qua che mi. Dai, dai, botta secca. E proviamo. rimane 3 contro 3. Scende mai. Oh, Via. mi Sì, fai però paura. vedi. Adesso metti tutto a destra. Vedi che cosa manca in questo gioco? La possibilità tipo che il dado vada tra il cartoncino, rimanga in bilico tra il cartoncino e il tavolo, no, lo devo rifare. No, ma che rompi i coglioni, ma. Ma va a Ok. cagare! Adesso te li prende tutti, mi sa. Io lo sto Critico. cercando. No, lui non vuole che io prenda il Sud America. Ok, ho No, se lo capito. prende lui. Secondo me c'è tra gli obiettivi. Ora io dico, Oh, tu si è stai attaccando cacciata. No, col ma non ci terzo mondo. sono. Non ci sono obiettivi. Ah. È solo chi conquista tutto. Però con gli obiettivi era più figo. Comunque fa morire l'Italia che sembra una scaga. Sembra un Adesso monkey. Col il viola si prende l'Asia, ma porca puttana. viola Ma si sta cos'è prendendo il tutto pian piano. piano del grigio? Uccidere Capito? Yogot. Ma tu che colore sei, Gotta? Sono il Il nero io. nero. Aia. Però c'è il Perù. Oh no, terzo. Minchia, il Perù. La tua popolazione è composta da sottodotati, lo sai? Sono No, questa volta donne e Twitch mi uomini più banna, brutti del mondo, sicuro. io, però. Ma stai streamando? Sì. Poi Ah, con. tu c'è lo stream di Oh, default proprio. grande, sì, compà. grande. No, che Guarda, cazzo via, stai? in automatico Discord parte subito. Quando accende il PC, cioè c'è lo stream già Bravo. pronto. Sì, Sì. compà. Ah, ma Devo sei riuscire a stream? toccare quota 30 iscritti, ragazzi. Sì, gu. Ic, abbiamo cattato la seccia. Devi Allora, comprare la sedia gaming. Frona Gaming. Sì, abbiamo comprato la Frona Gaming. Oh, ti devi comprare le cuffie da gatto rosa, Oh. quelle che delle streamer. No, quella no. Oh, 379 sta la Secret Titan. Wow, Secret Lab Titan. C'ho sconto. Ma quell'annuncio da 4,70 con la 1080 Ti. Spaziale, quella è da prendere al volo. O c'è una gabola di qualche tipo. È su eBay, ragazzi, Cioè, la trovate. 1080 con Vale. l'i7, tutto a No, 470 dai, e. se vuoi Che è perdere. successo? Io stavo finendo di mangiare, stavo libero sul divano e mi è arrivata la notifica di subito. Acquista usato 50%. Pensavo subito a Ike. Vai a fare un giro. Apro la notifica e c'è di tutto. Vabbè, ho scritto, ho buttato lì i GTX i7. E mi è uscito portatili, PC e cose. Ho fatto un po' per 2-3 minuti avanti e indietro. Fin quando poi è uscito una specie di rack dalla Germania. E vendeva questo E in 6700 Germania i7. c'hanno i prezzi un po' più bassi, quindi è per Compare, quello. se puoi prendilo, al massimo gli cambi il processore, perché è un po' datato quello. Ma no, ma sei fuori. Lo prendi, Oh, lo per smonti e i7. vendi pezzi separati. Cioè, ci fai Anche, più sì, soldi. Cioè, anche. Tu calcola che fino a qualche mese fa con una 5,50 1080 Ti, prendevi solo la secondo me, un 1080. 150-200 euro riesci a piazzarla. No, pure Solo la 300 scheda video. fa. Oppure 300 magari un po' tiratino, però due. Facciamo fino a 250 ce la fai, secondo Oh, guarda che me. se tu la metti 300 oggi, prova a creare un annuncio fake su subito. 300 la vendi in una settimana. È la 1080 Ti, non la 1080 normale. È quella con 11 giga di RAM. Non hanno tutte le cose dell'RT Tensor Core, quelli nuovi. Cioè, in raster è una bestia. In potenza Sì, è pura. sempre una GTX, non è Comunque è una RTX. scheda abbastanza vecchia come tecnologie. Oceania. Sì, ma vedi Ad alla esempio. fine. Ma alla fine. Dalla serie 20 in poi Nvidia ha abbandonato il G-Sync e sono compatibili col FreeSync. Quindi, ad esempio, Comunque, se tu hai una 2000, puoi anche con i monitor FreeSync c'hai il. anche lì ci metti una 6800K, stai alla grande.
Mio, ma con la 1080 Ti, raga, scherzate, cioè è una bestia. L'unica cosa consuma tanto. E vabbè, ma guarda che la 3060 consuma tanto. Oddio, quanto? Io 250 watt, quanto una 3070. Occhio, e poi stiamo parlando sempre di frequenza massima. Oh, nel frattempo provo a mandare live lo spot del torneo. Che dobbiamo fare, ragazzi? Ma il torneo feudale quando lo facciamo? No, non feudale, ma... Castelli. No, minchia. Torneo Castelli, cos'è sta roba? No, torneo feudale. Massimo Castelli. No, compa. No, feudale non si può finire la partita. Come non si può finire? Una volta che metti mura e torri è impushabile. Anche, cioè, a meno che tutti non piccano Kumani, ma se tutti piccano Kumani. No, Kumani, ma tu non hai capito, Guglielmo. Dobbiamo fare un torneo feudale massima 25 pop massima. Ah. No, sì, 25 pop massima finisce 25. Nel 2000 e mai. Solo fai mono villi e fai cioè la penso che la con più forte sia fare villi e torri. Con gli Inca. Ma scusate. Dobbiamo farlo di ignoranza o no? Fatti, eh? Ah, no, no, ah, giusto, non funziona solo più. Castelli infatti. Prendono il bonus. Tanto mando lo spot. Sì, starting in Castle Age. Era così bello il Tower Rush Inca. Ma infatti, una cosa buona ce la fa. E l'Inca cosa? Che utilità ha? Ma anche se la trovi intanto, non ci ho detto niente. Non l'hai mai parlato. Come non magari guarda? Rino, giocando? Mi sa che non era partito il microfono. Oh. Io non ci ho fatto il capo. Chiedevo, ma è risico questo? Qualcuno gioca, non mi cagava. Erano presi dalla migliore. Se vuoi, dopo ne faccio una. No, io adesso. Ma come se vuoi, dobbiamo farne una. No, volentieri. Oh, questa sera però chi ci interno, stavano ragazzi. Giocando. Quindi... Da che pian piano sta riprendendo posizione. Qua. Cioè, dai, che lì non vuole fare. Ma lì, però, è preoccupato. No, ma che bastardo. Ma vai su, che figlio che di troia. Che problema c'ha sto grigio? Ma. Ma tanto adesso Rino tu vuole, metti tutti i territori, tutti i territori, cioè non ha senso. Rino, tra un po'. No, ma non ha proprio alcun senso. Cioè, sei in Europa, rosa... fai la fottuta Europa, no? Ma perché vuoi. Ma perché muori? Tu non hai carte bonus? Sì, ce l'ho, ma le risparmio per un push più tardi. In realtà mi disturba un po' il fatto che mi ha tolto quell'accesso all'Europa perché volevo far fuori il grigio. Devi estirparlo perché ha rotti con. No, ma anche perché prendo le sue carte se lo uccido. Ah. Dalla chat Ugottone da quanto tempo? Ugottone. Chi lo scrive? Lo scrive Arce. Ah, è Bach, è Bach. Bach. Grande Bach. Beato. 5 truppe? Ah, dai territori. Sì, ma quando lo organizziamo sto torneo, ragazzi? Cioè, qua... Palesemente tutte a sinistra. Lui ti attacca... Non lo so, ma allora non... Cascare il Sudafrica adesso. Il problema ti è ti che... Ti devi riprendere il Sud America. Tanto il Congo non te lo tira giù adesso. Sì, no, ma ho un po' paura che mi tolgano l'opportunità di... Ma tu adesso devi massare, cioè non devi cercare di espanderti, ti devi bunker. No, lì, mi tolgono l'opportunità di uccidere il grigio, perché c'ha 4 carte, cavoli, sai quante truppe sono? Sono tipo 20 truppe. Ma come fai ad andare a prenderlo? Comunque Buck non sta giocando, io sto streamando il capitano. No, Gotta sta giocando a risico. Un tuismando stava a 2,99 invece no, 4,5. 51 truppe viola tre bambini. Fanculo dai, ma nemmeno è da collezione, scala 1-2 con cappe, drame e cavalieri. Credo che fa cinta e mi ha alleato. Ah. Cerco un'altra. Questo è il gioco di. Una è di Gotta. Oh, mi so che c'ho un'opportunità. Alienware fa poltrone? Alienware, City of Gaming.
Ma il gaming non devi comprare, devi comprare quelle dell'IKEA. Oh. Vera, sì. L'ho visto. Ai ai ai, il viola qua inizia a fare i danni. Quella no, ma in realtà il viola e il rosso. Il grigio qua in Giappone, se cioè gli può prendere metà Asia, sono tutti a uno. Ah, bella che stai. No, Sparco, prendo Sparco, dai. Figlio gaming Sparco. Visto che sono tamarro con le auto. Eppure qualche volta potremmo giocarci a Risico. O stasera. Quant'è il massimo di giocatori in sto coso? 4? 6, penso. 6? Sì. Roma. Ma è un browser game o lo devi scaricare? No, devi scaricarlo però è gratis. Ma è su Steam? È su Steam. Risk si chiama? No. Scusa, sì. C'è la poltrona sede gaming dell'Inter, ce la compriamo? Vai. 150 euro, va bellissimo. Kubik. Stadia Gaming Inter su IBS o Media World la vendono pure 167. Apriamo un po', vediamo com'è. Non lo trovo, proprio Risk. Si chiama. Wow, bellissimo. Adesso ti guardi Risk doppio punto Global Domination. Però tipo non so quanto spesso puoi giocare, perché ti danno tipo 150 crediti e una partita ti costa 5 crediti, quindi a un certo punto dovrai disinstallarlo e reinstallarlo. Boh. Questo oggetto non è attualmente disponibile nella tua regione. Dove cazzo abiti? In Cambogia? No, in Italia, cioè. Oddio. No, l'hanno messo nello store italiano. Ah, guarda. Adesso il rosso si prende le carte del grigio. No! Vabbè, vai di VPN, compà. Vince, no, vince lo so. Ma il problema non è la VPN, che se non ci sono i server, anche una volta che l'hai. No, beh, in realtà puoi. C'è anche la versione free to play. Questo ce l'avevo tipo online. Sul telefono, mi sembra. C'è anche la versione in browser free to play, in teoria. Ah, sì, anche perché non è che serva, penso, installarlo. Non è che ci vuole molto. Occhio però al Sud America, cioè scusa all'Oceania, perché se ti buca l'Indonesia che poi ti prende tutto. Amala. Più 4, ma no. No, aspetta. Ragazzi, una vola prima. Faccio una sola, che domani mi devo svegliare presto. Minchia, prima di andare al Nanna alle 22:30, ragazzi. Minchia, 300. Faccio già le 11, poi vado a dormire. Letto. Capito, Gu? Parco con una sedia gaming nerazzurra. È bellissima. No, l'ho sul gruppo lo screen oppure stream. 300 euro. Aspetta, stream. Ma sul gruppo ho postato quella media vuota, non è quella Sparco. Sparco sono quelle da corsa, cioè sono serie. Fanno anche quella. Che cazzo là, Hugo, rinforza di. Spettacolo. Con la stima dell'Inter. Guarda questa la Sparco. Sai che forse è anche più bella quella blu, tutta blu e più che. Vediamo. Ma è troppo poco imbottita. Ma compa. Ma questa non è del. Cioè è nero azzurro, ma non c'è lo stesso. Sì, non c'è il logo dell'Inter. Però tanta roba. Bellina, 300 euro. Cazzi. Questa qua, micidiale. Ammazza, costicchiano, Bella quella celeste. Deve quella essere quella lì nero celeste, bellissima, col bianco anche. Sì, fa un po' laziale, devo dire, però. Sì, questa è un po' laziale. Però c'ha stile. Questa è carina. Ah, c'è una seduta proprio così, l'ho vista per la Z4. Ma hai vinto sta partita, no? No. Come no? Non necessariamente. Con quelle prese lì, per mettere cintura. Bella. 369. Dipende anche tanto da quali carte.
prendono e se si attaccano a vicenda o se attaccano a me. C'è Viola che c'ha 51 truppe, io ne ho 42, quindi... Che cazzo, io avvio il gioco? Vai, vai, io sono già dentro, cioè non ho trovato... Aspetta che avvio pure io, va. Che cazzo, ragazzo? Ma sono in 10 minuti. Il rosso è piccolo ma è compatto, c'è un botto di truppe. Cioè ce n'ha più di te. E tutti ce n'hanno più di me. Il rosso ne ha... Ecco, adesso non ho di più io, però. Adesso prossimo si vuole prendere tutta l'Asia, adesso fa la mitragliata, tac. Ah no, si ferma. Non ha senso. È il classico espansore cauto. Lì ti devi tirare via i carri 6, quelli in Brasile, portarteli o su o a destra. Sì, sì, sì. Detto quando crei quello che crei, che volete, così con la... Comunque loro, nessuno di loro ha un... Ah no, c'ha l'Europa al rosso. E l'Europa da 5. Siamo in 4, facciamo una classificata. No, ma noi facciamo un tiro interno, dai. No, capitano sta giocando. Siamo 6. Il portoghese fa fast imp, spano... Scusa, ma Fico? Che sta facendo Fico? Esatto. Ah, non ti prendi l'Africa? Sono fisso. Sì, in Africa. Ah, e poi no, l'Africa è difficile da tenere. Lascia, no, mettili tutti e poi sposti i 6 in Nord Africa. Ne prendiamo 4, però. Sì, ma dal Medio Oriente possono... vabbè. Ah, oh, cazzo, allora no. Non ignorate, dai. Creiamo una lotta. Io avrei preso... Allora, 1, 2, 3, 4, 5... Ok, facciamo così. Meno 8. Minchia. Da spanato. Vabbè. Succede. Emi noob 4 di 4. Che mappa mettiamo? Ce la fai? Sì. Sì, facciamo è strattaccabile. Secondo me ti sei allargato troppo. Facciamo una bella foresta nera, dai, IF. Civiltà nascoste. E io in realtà ho un solo obiettivo e cioè questo. Per allargarti il più possibile. Fatti la moglie del grigio. No. E se ce l'ha anche la figlia, fatti una famiglia. Oh, ecco l'invito. Sto invitando, aspetta. E dai. Allora, Fico non c'è, principe invitato, Ike. Non lo trovo, Scabello invitato. Infatti l'hai lasciato Ike tutta l'Africa, praticamente. Oui. Ma facciamo una classificata, sta pure Gigabello. Però non hanno carte, cioè il viola si riprenderà. No, principe, abbiamo la grande classificata. Però che il rosso non rompa i coglioni. E chi se ne fotte. Ma poi non ti diverti. Gotta, ma hai... devi entrare o no? No, devo finire questa, scusa. Facciamo tutti quanti uno verso gli altri. Alberto di Jazz. Sediamo. Oggi mi sono visto il tweet di uno che ha giocato contro di me, che ho trovato 10 minuti di tempo a fare la partita sopra PES e me ne ha detto tutti i colori. Io prendo i portoghesi ABF 4v4, quindi noi contro di loro. Questo era il 450. Mettete principe Ike, mettete uno. Ah, quindi allora posso anche evitare di giocare. Il primo al mondo. Alex già che prende i Celti. Ma tu che ne sai che prende i Celti, Guglielmo? Lo so. Non lo sai che prende i Celti, smetti. È BF, non è foresta, cioè non è... Cosa posso prendere io? Appunto, vuoi un consiglio? I portoghesi. Li ho presi. Ragazzi, ho messo posizione squadra, quindi se mette il colore, li mette dove volete. A posizione squadra, allora io mi metto fianco. Voglio Ike pocket. No, così è Ike fianco. No, li metto io. Ti arrivo io, compa. Non datemi compiti difficili. Ah, ok, vai tu fianco. Io faccio il pocket e boom. Allora me la gioco tranquilla. Prendo abbiamo i... No, aspetta. A me fammi fare il pocket, compa. Ah, e allora prendi il 5. Partita del cazzo, buttiamoci a bello avanti, dici vai, fai tutto. Sì, io nel frattempo poi mi bevo l'amaro, cioè insomma. Pronto? Faccio castello conchio.
Ike, pronto? Sì, ma io non ho preso i Celti, raga. Quella qualunque cosa va bene. Ma dove, sarà, dove sarà... ci porta il vento? Ho scelto, la, ho scelto Silver Random, quindi. Ah, quindi escono i Celti. Allora, Egypt... Oh, che culo! Inchia, raga, i Celti mi sono usciti, incredibile! Bizantini, principe. Mi a cazzo, ho preso una... Io veramente ho fatto la sua. Eppure io, compa. C'ho sotto il risico di Ugotta aperto, sentivo la musichetta. Eppure io. Edit l'Etiope. Comunque io bizantini me usati. No, ragazzi, i migliori sono gli spagnoli. Su BF, gli spagnoli. Vabbè. Fate subito le case, avete 10 villi, non so quanti ne avrete. 10 villi? Ah, ma regicidio! Oh, Gesù! Ve l'ho detto 10 volte. No, regicidio, peccato, voglio farlo io. Hai visto? Hai visto? Bravo! Ho messo mappa esplorata, è un trauma sta cosa proprio. Ma c'è esplorata, cazzo, è vero. BF. Vabbè, vabbè, dai. Sei perdonato, sei perdonato. Vabbè, è una BF molto particolare. Non sto capendo un cazzo, ma sei perdonato. Io posso fare i conk, cioè devo fare FC più velocemente possibile che inizio subito a fare i conk, praticamente. Comunque, non ti abbiamo detto ieri, ma quei temponi che hai visto di Shul erano in questa modalità, con 10-12 villi. Ah, ok. La fare il figo. Ah, ma è rapida? No, non è rapida. No, non è rapida. È rapida perché... Di ragazzi, mi sa che ho vinto. Sì, ce l'hai fatta. Hai beh, vinto. C'ho Nord America, Sud America, Africa e Oceania chiuse e loro non c'hanno neanche un continente. Sì, vabbè, hai vinto, però hai perso la partita dell'anno con i tuoi compagni. Bravo. Bravo. Aia. Bravo. Dai! Ah, ma questo quindi non si vede un cazzo. C'è anche un bel, è vero. Non te la chiudo io. La domanda è dove? Beh, dove per sempre. Occhio, ragazzi, non finire sotto i castelli degli altri, eh. Già come si buggano. Kid Selgara. E logo qui. Cioè, il grigio è arrivato, chi è scappato? È arrivato proprio da è arrivato dalla strada. Selgara. Kid Selgara. Ma qua ci sono tre board. Okay. Non so che cazzo di build sto facendo comunque. È non specificato. Comunque sono un sacco di boar in mezzo, ragazzi. Ma è una bella cosa. Manda i tuoi villi e prendi a sé alla volta. Ma fai la tecnica segreta, la tecnica proibita. Minchia, veramente. Ma oh, questi prendili te, fatti il mulino. E noi abbiamo Shooter XX. Che si è appena fatto inculare. Oh, cazzo. No, c'è il TC, merda. Non devo morire. Ah, cazzo, no, vuol dire che potrei finire sotto il castello. Via, via, via. Allora, 26, 27, 28, a posto. Mi sto prendendo tre boar qua. Ehi, pieno di boar qua. 9, ce ne sono qui, 9. C'è la madonna. Vabbè, boar. Li vedete, no? Porca no. Troia. Ma io mi faccio un bella fattoria, altro mi chiudo. Mi faccio un mulino qua, vaffanculo, va. Io vado a murare. Allora,
No, anche se queste in realtà. Qualcuno si è iscritto al canale. Quella musichetta ignorante quando si iscrivono. E ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ah, cazzo di Jaguario. Ciao. Ciao. Chiamare. Come là? Bene, bene. No, stai giocando da soli. No, poi andiamo con la Yugot. Ma Yugot è un altro sport. Ma cos'è? È un risico stai giocando. Ullala, anche un risico. Che cazzo è sto? Ecco, basta, ho vinto. Adesso guardo Rino. Boh. E il rosso? Ah, ah, ma è arena! Ma qual arena? No, no, BF. Ah, ok. Qualcuno mi streama che c'è Rino che sta giocando ad arena. Cioè, non ho postato scout. Neanche una farm e c'ho la cosa per andare a castelli, assurdo, ragazzi. Dai, veloce! Ma ti sei pushato tre maiali? Come e lui cazzo può, hai fatto? Una cazzata. Perché si danno visione a vicenda. Cosa perché? Si danno visione a vicenda. Oh! Non sapevo. Ma te li sei presi con lo scout? No, col villa. Ah. E poi si, non solo si danno visione a vicenda, ma si incastrano a vicenda. Però hai fatto il loom. Non hai neanche fatto il loom. Oddio. Mi sono reso conto adesso. Loom dovresti farlo, diciamo. Madonna. Se l'avessi saputo mi sarei preso un infarto. No, anch'io. Meno male che non lo sapevo, dai. Sono stato più confident. Raga, come si disattivano gli audio? Adesso sta wallando in pietra, addirittura. Beh, ma anche te stai wallando in pietra, quindi... No, però, perché volevo fare i conk e rompergli i coglioni. Lui raga, vuole fare... Cosa c'ha, Berberi? Non vuole fare un tubo? Ah, può fare i cavarcer, lì, raga, che sono forti contro i tuoi conk. Vabbè. Com'è che si chiamano i... Camelarcer. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Oi logo, un altro castello. Ma scusa, perché BF non è esplorata? Ti dirò, allora. Qua hanno volato, domanda. Oh. Oh. Io cazzo, no? Oh. Ma questa è gente random? Sì. È abbastanza bilanciata per essere gente random. In che senso? Di punti? Ah, boh, sì, cioè, no, in realtà c'è solo il rosso che è alto, che dovrebbe essere un 1300. No, comunque sono straperti. Cioè, con i conk faccio un delirio. Però non fatti vedere lo scout. Vabbè. Ah, però dovrei fare sta roba qua. Tu qua. Ok, andiamo. Perché passò c'è lo scout dell'Etiope?
Sarà entrato da sopra, no? No, ma come è passato attraverso... Ah, ok. Io sono un grande sostenitore dell'idea che BF bisogna giocarla come Arabia. No, come Arabia è un po' too much. Aggressiva, però sì, sono d'accordo anch'io. No, ma dico senza wallare. E allora se si gioca con Arabia, o almeno senza wallare subito. È un vil fight unico praticamente sta mappa. Se guardi agli alti livelli, no? Cosa sì, sì, se la fightano se tu sempre menettarm torri, tutte queste cose qua fanno. Sì, ma in realtà si perde tanto tanto tempo ad andare a wallare. Quindi allora i spagnoli, come dice Peppino, sono buoni a rabbia, no? Che poi tanto se gli altri wallano, cosa stai lì a wallare te? Non ha tanto senso. Dipende, alle volte se vuoi troppo avanti ti freghi anche il... cosa è buono? Il... ti freghi il board, qui è una presi 9 per il centro. 9? 9, sì. Minchia, io ne ho presi 3. Ma cazzo hai fatto a tu fare? Guardi qua. Ne ho fatti già fuori 5, sono un 2, 3, 8, altri 2 a sinistra. Guarda, uno è rimasto poi da fuori, nel parte ce n'era. Ah, allora me li prendo io quelli, ti dispiace? Dipende. Ci sono altri 4. Io ho fatto tipo 610 tipo senza fare manco una... un cervo, niente. Non so se me l'hai fatto io. Ma mi stavo davvero fightando con i villi? È meglio, no? Infatti. Forse vuole prendere un po' di oro perché gli serve per passare. Non li garri, sono che sfida. Proprio sfacciato, non li garri, Sony. Va sotto il TC Fire. E ormai è arrogante sto no. Mi sono casato, un pezzo di merda. È passato Castelli adesso l'arancione, ma che cazzo? Pastico. No, semplicemente non so, avrò fatto male la build. Vabbè, lui fa una fast imp, vedi. Beh, metti un conking stand count dal, dal viola, no? Ah, ok. Cosa sto vedendo? è meglio... meglio troppo presto che troppo tardi. La transizione. Non funziona, ok. Imp. Popolazione to. Che qua c'è il castello. Popolazione quant'è? 250. Cose non le fai ignoranti, se no vale la pena. Mi sa che di là però bisogna stare attenti. Che c'ha dietro io, principe? Aia, aspetta, guarda un po' va. Perché stai un po' indietro, a caso di niente. Ah, tu vai pure di là, eh. Dove? Se vuoi. Da dagli altri. Cioè, ti va a lasciare solo? Sì. Minchia, quanto è aggressivo, ragazzi. Arrogantissimo. Ah, mamma mia, che bocchina. Un pochino. No. Sul serio? Sì, questo è in bambola. Sì, però minchia, con calma, sono qua. Cazzo boom a fare. è arrivato il rispostone. Ah, ma picca. Wow. Perdendo. Che là c'ho il castello.
Hola e grazie. Kia Beat Fear Folgere Robuye Kid Kia No, che bel giro quello. Vale, cazzo di strano. Folgere. Chak. Bunage. Oh, batter. E Hike cavi in coda, ciò? Cosa ho cliccato? Oh, il primo imp Hike, ragazzi. Si scherza. Beh, se fai mod ci potresti anche convertirgli un po' di economia, così ti rifai la tua. C'ho 60 villi, non è che sono messo così male, dai. Sei sicuro che vado da loro? Sì, sì, sì. Chi è che rosso qua, oh, rosso qua aggressivissimo, torno indietro io. Sta... Oh, con calma, guia. Il drop. Vado da, da Etto, va. Pure assedio. C'è la miseria di tutto ciò. Copri, 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 Etto, che mo' arrivo. Mazza qua proprio boom. Alberto di Jazz se le boom. È imp. È like dei group. Ah, mi è entrato, me ne ho accorto, mi hai detto. Ci sono cavalli. Come cazzo va sta cretina? Qua, 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 Vic, qua. Devo fare? Devi venire. Eh sì, sto facendo... come si chiama? Vieni, vieni, che c'è poca roba, vieni. Ma devo costruire, non c'ho nulla da darti. Dai, c'è già la... Ah no, principe. Allora, vieni qua, principe, vieni qua, vieni qua. Mettili qua i cosi. Se fosse Ick. Non serve a niente, Ick. Allora ti faccio vedere che non serve a niente, Ick. Mo... mo vedi, mo vedi. Lo chiamavano il risolutore, cazzo. Ma io posso andare a castello, c'ho 2005 di cibo, non sto capendo nulla. No, perché il cazzo di conco non fa un culo? L'assedio. Fammi sull'assedio, fammi sull'assedio. Aperto, aperto, aperto. No, no. Potevi entrare, adesso entra, 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 entra. Oh, bellissimo. Cazzo ci fanno tutti questi conca qua? Forse varrebbe la pena passare ad imp. Adesso lui vuole. Dai, minchia, mi manca la legna, ma Cristo di un santo, ma. Che ha scelto che manca la legna. Vai, su, vai sul trabocco, vai sul trabocco, vai sul trabocco, principe. Abbandonato sto bastardo. Che cazzo. Punto di raccolta lì nel. Non me ne sono accorto. Sì, vabbè, ma così vaffanculo, va, in che gioco. Abbiamo pulito. Vabbè. Dai, c'è X Shooter a Castelli. Beh, in realtà c'è anche Guglielmo a Castelli, con la differenza che Guglielmo ha ucciso due giocatori nel frattempo. Ma che giro? Ah, sta facendo il giro di là. Kid?
Mi sa che Shooter è uno di quelli che si fa 10 strati di mura Sì, nell'angolo. diamogli tempo, ragazzi, diamogli tempo, dai. Ma c'è il re qua, dai. Sì, questa al re. Insomma, c'è il re, non finisce la partita. Con calma, ragazzi, dico. C'è un cartello di merda, no? Trabucco time. Metteranno un po' arrivare questi. Trabocchi, scai trabocchi. Per non farlo scappare. Ah, ma io non ho fatto ancora l'università, mamma. Ah, non c'ho sigillo ingegnere, niente. Triste. Togli dalla coda i conch e metti più trabocchi a sto punto. Per fare i miei trabocchi, maledetti. Eccoli. Sul castello, vai. Bro, mi dispiace. Mi sa che non vai molto lontano. Ignorantissimo, butto giù il castello con gli armaghi d'assedio. Ehi, compa. Cazzo. Cazzone. Non ha fatto fletching il rosso. Ah, principe è proprio diretto sul castello, mi piace, mi piace. Sì, proprio cazzo duro così. Che poi non era neanche in range, incredibile, era sopra la collina ma non arrivava a prendermi. Alpi si come va giù? Non servono neanche i trabucchi a sto punto. Abbandonato. Non c'è. Ah, l'avete circondato però, eh? Sì. Non sarebbe andato molto lontano, ecco. Il rosso però aveva un suo perché. Oh, comunque, Principe Dyke, top score, ragazzi. Mamma mia, questo mi fa paura. Io non c'avevo uno spazio di nulla, guarda che buco che c'avevo, niente potevo fare. Avevi un buchettino. Un Ma buchetto, che ragazzi, con questa me ne vado. tu le praterie avevi. No, 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 dai, No, ma l'avete capito la siamo in battuta? sette, Buchetto. ok, poi anche andato. Buchetto. Scherzo, Ah, grazie. No, vabbè, no, tranquillo, Ugo. scherzo, Yuffo è mutato. Ah, che pezzo di merda. Va bene, ragazzi, ci facciamo Io un'altra come questa. raga, io vi no, guardo, vi guardo, vi ho guardo, capito. invece. Ma non vogliamo farne una interna? No. Cazzo, quanti ne siamo? Ah, c'è Io vi Yuffo là. guardo, raga. Stanchissimo con la coscia a pezzi. E sto pensando a comprarmi un bastone per la coscia sinistra. Che hai fatto con la coscia? Ho avuto una contrattura giocando a padel, ci ho giocato 3 volte sopra finché è proprio. Giocando a cosa? Padel. Quindi Cos'padel? hai avuto È un quello. infortunio. Il È tennis quello con i tennis. muri. Ah! Mi sono Sì, l'ho infortunato visto. una volta, ci ho giocato Noto. sopra 3 volte, adesso proprio è incominciato dal ginocchio, mi ha preso il quadricipite, il culo, il tricipite, no, il tricipite, Che tipo il sembra. braccio e la caviglia, cioè la coscia sinistra che non mi funziona più.
Che sembra la diagnosi di uno statale dopo l'infortunio sul lavoro. Ma che sono gli statali? Eh? Gli statali. Che sono gli statali? I figli di Dio, non lo sai? No, chi l'ha detto questa cosa? Tipo, ma stai scherzando, compà? È l'Eden in terra. Cioè, ma... veramente. Io, sinceramente, ho già mandato il curriculum 3 volte al municipio di Amsterdam, però non mi hanno mai preso. Sì, ma tu, ma scusami, ma tu gli hai detto che derivi dalla patria dei lavoratori statali. Cioè, nel curriculum lo dovevi mettere, compà. Probabilmente. Perché comunque fuori dall'Italia gli statali sono... Da grande voglio fare lo statale. È strano, magari quelli li mettono a lavorare, capito, Robè? No, beh, diciamo, rispetto all'etica lavorativa dell'industria privata, anche qua fanno un po' la pacchia, però non è, diciamo, ai livelli dell'Italia. Compà, ti dico solo, io, nel comune dove abito, per registrare mio figlio, per riconoscere mio figlio, ci devo andare solamente al massimo 2 volte a settimana, dalle 10 alle 12. Una volta per registrare tuo figlio. Cosa? Quindi sarà registrato quando sarà maggiorenne? No, ci sono andato. Ci sono andato. Minchia, ma dalle 10 alle 12, 32 dai. Ore la settimana conta come full time. Sì, certo, compà. Vabbè, ma di quelle settimana. Ma di quelle ore c'è poi la spesa. Hai capito? Poi la cacata, la fuori. Cacata, minchia, non è che. Sì, ma Andraghi è uno statale. Ma no, non lo so. Non lo so, perché Mandrake è un... Ma Mandrake lavora. Qua ad Amsterdam penso che facesse, tipo, lavorasse in un bar o in un ristorante. Un bar. Mi sembra che avesse raccontato una volta che facesse cameriere. Eppure, guarda, ti dico una cosa: trovi più statali al bar che baristi. Una roba incredibile. Gotta e basta. Io faccio l'ultima, poi stacco. Minchia, che eravamo 6.000, ora siamo 3. Okay, gli stessi, non siamo sempre. Andrea, ehi, giochi anche tu. È stata un'altra. Yeah, capitano. Buffo. Rino e Luffo. Sì. Vado, mi collego e gioco. Vado a manetta. Quindi. Si vede che ha la mentalità del privato, capito? Tunnel vision, lavorare. Io devo. Se calce. Non è che ti prendi una pausa, parli, chiacchieri, public relation. Serata Kumani questa. Non si perde un attimo. Si pusha le renne. Oh, perfetto, ci abbiamo il sesto. Ecco il quarto. È sesto. E tanto arriviamo a 4 con sottoceto. Sì, ma mi avete invitato? No, allora siamo 4. Like gioca, Guglielmo gioca. Oh, se non volete, io me ne vado. No, ma. Dai, Madonna, non fare il complicato. Minchia, non è classificata, quindi devo accendere il cervello. Ma siete pazzi. Oh, ma che te frega? Ma che te frega? Tanto non l'accendo neanch'io. Va bene a farlo funzionare. Porca miseria, un po'. Quante ne prenderemo? Ma ok, mettiamoci d'accordo, Ike. Se perdiamo, puoi dare la colpa a me. No, tranquillo, un po'. Non ti preoccupare. Io sono pronto a prendermi la colpa anche se non giù. Questa è bella, Ike. Eh? Siete Gaming Hallu? Di nero scandinavo. Grazie, la lascio, sì che la lascio. Bagniamo fossa dorata. No, aspetta, ma qualcuno mi spiega come faccio per posto sta cosa qua. Guglielmo, sei ancora l'ultimo, no, che la chiama fossa dorata. No, metti foresta nera, metti foresta nera, preferito, dai. Sì, e metti anche Miki. Sì. No, metti quella grigia. E devi vedere lo stream di Yugotta. Ce l'ha buggato da una settimana. Ma che te frega? Vabbè, tanto io aspetto fino a mezzanotte il ritorno dell'ubriaco. Fammi l'ultima. Ma chi è Shul?
Shul. Ah, allora ci sono pure Shul. Io, ragazzi. Cioè, per io quello... sto considerando se devo farmi i ravioli cinesi o no. Quel ragazzo in pratica ho capito, gli statali vengono pagati con i soldi veramente, mentre tutto il resto vengono pagati con crediti sul cassetto fiscale. No, con quelli del Monopoli. Allora, non l'ho trovato, Ike, però ho trovato un rack uguale, 6007, 32 gigabyte, però a una 1080, a 479. Aspetta, 1080 o 1080 Ti? No, quella non l'ho trovata, questa è un'altra. Si chiama Terra Industrial PC Rack Boot 19, sempre dalla Germania pure questa. Ed ha lo stesso processore, però una GTX 1080. Era meglio l'altro. Quello era proprio il top. No. Step, ma che cazzo? No. Mamma mia, raga. No, è rabbia, ragazzi, non preoccupatevi. Che palle, palle, guarda, ma che cazzo. Che va bene, allora io vado un pochetto di Guglielmo, dai. Ma non si può guardare lo stream di Duke. Io vado a morire da mongolo. Che numero mi devo mettere, raga? Tu 5, Ike, you got 3. Gotta, fai l'onesto, dai, togliti. Cosa prendo? Mongoli, quello che vuoi. Cioè, in realtà coi pala sarebbe meglio, quindi... Ma intanto non sopravvivi a... No, almeno io non sopravvivo a farli. Utoni no, c'hanno i cavalli lì. Fai paladini mongoli. E prendi allora i cosi. Ah, i birbanti. Step Lancer sono forti da mongo. Lancer. Ah no, i cosi, quelli che prendeva ieri principe. Che prendeva ieri principe? I guani, I ladies. No, i flaming camera bisogna fare. I paladini mongoli corrono. Se spunate, pingate la vostra posizione, che capisco, così si capite da... Ah, è da vero, qua abbiamo il TC, dove cioè, il TC lo dovete mettere verso l'esterno. Ma che cazzo è sta roba? Verso l'esterno. Spingate tutti. Shift punto verso l'esterno, vai. Aspetta un attimo. No, stavo per fare. Un attimo solo, raga. Mi dovete pingare comunque, nessuno ha ancora pingato dove siete. Uno sì, a te. Grazie. No, due. Uno sì, a te. Cristo santo. Comunque i paladini mongoli non sto. Ma la vita è 8 giga. Vai, la puoi rimettere. Guglielmo, una domanda per te, vediamo se potete startare, raga. Dimmi. Una domanda tecnica del gioco. Vai. Lussaro a lato dei lituani con 4 reliquie, quanto c'ha di attacco? Lussaro a lato dei lituani. Lussaro non prende il bonus delle reliquie. Wow, lo sapevo che lo sapevi. Ho fatti a... Non so quanto ha, perché non mi ricordo quanto attacco ha Lussaro a lato. Da due. Comunque vabbè, no, cazzo, però hai risposto bene. Ma stai scherzando? Minchia. Dai, mica era facile. Minchia, ma che due coglioni, ho fatto il TC proprio a bestia. Anch'io un po' una merda, insomma. Devo farlo meglio anch'io, ho fatto in mezzo la prima aperta di qualcuno. Ah, quella di Rino. Infatti io ho chiuso e sono confondevo. Rino, tu la sapevi questa storia dell'ussaro alato che... Rino è mutato, non mi spiega, principe, che io ho preso i lituani, che è sta storia? No, che gli ussari non prendono... Ah, ma perché sto facendo legno? Gli ussari non prendono il bonus. Esatto. Non c'hanno il bonus della reliquia. Del 110%, non ce l'hanno. Niente bonus. Peccato. Abbiamo il bulgaro. Secondo me, diciamo che rendere Lussaro più potente dei paladini, i ruani, cioè, boh, un po' troppo broken. Dopo, sapete, no, caramba, pure. Oh, hai trovato il blu. Quindi no, è il rosso. C'abbiamo
Beh, parte no, hai trovato il blu. Come ho trovato il blu? Ah sì. Ma il blu è etto poi. Ma che trovato? Il rosso è passato con lo scout, non è che l'ho trovato. Buon, hai trovato il blu però. Ehi, aspetta raga, qua ci sono i cosi cinghiali. Sì. Sì, due. È come rabbia, ve l'ho detto. Ah, minchia, no, là sta. Minchia, bare. Minchia, bare. C'è un botto di legno. Quindi mi sa che devo volare tipo così. Ike sei tristemente l'ultimo. Che cazzo, vabbè. Io non ho fretta, capito? Lo so, ma mo volevi essere primo e statale, cioè. No, vabbè, io sono umile, ti rimango umile. Primeggiare vuol dire esposti, farsi vedere. Tu no, devi... ma questi qua sono stati fermi per tutto sto tempo, ma vaffanculo. Tu devi intendere uno statale come un ninja. Si muove nello spiega, spiega, spiega. È un ninja, compa. Invisibile. Letale. Hai che lavora con la è bellissimo. Abbiamo trovato il nemesi di Ike. Non si scherza, un po'. Sai quante skill ha? Oh, Kevin ci sta facendo mangiare insieme a lui. Che e ha postato 800.000 foto di che sta a mangiare di tutto, però che... Buon appetito, Kevin. Quark. Ora capiamo perché il conflitto. Ma quanto devo passare? Quando riesci. Con? Guia? Quanto riesci? Quanto riesci? Ah, quanto riesco? Ah. Ah, sto qua che mi vuole ammazzare il villo con... Bastardo. Ah, Etto, te sei il mio fianco? Per tua sfortuna sì. No, 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 minchia all'ultimo. Bastardi. Che vi scoppiasse un polmone. Che cazzo stai facendo qua? Vabbè, dai uno solo con la pievola. Oh, sto bastardo, che Nadaro sono fatto. Cos'è? Va bene, 19, 20, 21. Ok, siamo passati. Oh, il logo è. Ah. Oh. Che non ho fatto telaio però. Cazzo. Cazzo feudale sto qua. È il vostro o il mio? War. Sembrano, no, sembrano il nostro pocket. Sembrano qua. Il war. Ok, non ho ancora niente, però adesso sto preparando gli scout. Mi devo muovere che... Solo io posso fare il war. Ecco, ho messo gli scout in coda. Salute. Salutiamo. Salutiamo. Ordini, salutiamo. Tutti belli. Io sono wallato, eh? Wallato. Sì, sì. Tutti belli. Hai perso? Sì, lui il war l'ho detto. Minchia, hai perso la villa e sei comunque davanti a me. Per farti il war, c'è una mano. C'è pure l'alleato. E you got, non è Ike, non ma è... Ma c'ho gli scout lì, sto fightando. Lo so. Ma perché i cavalli scout fightano i cavalli?
Minchia, ragazzi, siamo messi male. Oh, mamma, che mi sa che faccio anche Horse Collar. Sì, me lo sento. È destino. Però dovrei prendere il cielo, dopo esco. Etto, quanti omini c'hai? Due ne ho. Cazzo. Ah, adesso c'è anche il pocket giallo. Il pocket vostro qua. Qui è? Dobbiamo andare, Aikarlo. Dove sei? Finga. Io sono in base, sono tranquillo. No, ma io sto ammassando gli archi. Pezzo di merda. Ma non è vero, adesso hai fatto di più. Tu c'è. Non mi fido di Ar, ragazzi, perché stasso vorrò un po' strano. Ne sono quattro. Sono quattro. Ma a me non mi pinghi, mi dici dove sei. Oh, io sono nelle arcerie. E quando vuoi andiamo. Però devo no, solo per sapere, perché non ti vedo. Sono tutti qua i cavalli del giallo. Ho fatto la. Ike, con gli scopi inizia ad andare in giro, perché gli altri prenderanno i cervi. In sta mappa in centro ci sono tanti cervi. Quindi inizia ad andare in giro con gli scout. Tutti quanti su Etto. O provare a dare una mano. Cioè, non stare fermo con gli scout. Poi al massimo, quando io ho bisogno, ti pingo e vieni da me. Ragazzi, sono tutti su Etto. Adesso è venuto anche il pocket nostro. Pinga Etto, che ti mando qualche cavallo. Vai di là. Sto qua, ma comunque adesso sto piano rifacendo. Beh, io provo ad andare sul tipo. Vai, tanto non c'hanno il forzo. Ma ho perso tutti i cavalli? Ma vaffanculo. Ragazzi, date la possibilità a Etto di rifarsi, perché l'arancione sta andando forte. Allora, sta arrivando Etto. Ah, purtroppo. Ripinga. È Torino? Ma guarda, ma ne sono troppi, dai. Sono arrivato l'arancione, il viola, il giallo. Vai, Ike. Oh, sta già arrivando. Sì, va. Giù. Dammi il tempo. Io che posso mi... cliccare? Sì. Attenzione, Ike. Combatti, Ike. Fai le. Fatti le app difensive, le cose. Oh, mamma sa. Questo si è riempito di torri, ma stiamo scherzando. Etto, a che punto stai? Indietro, Vabbè, forse. Poverino, è stato triplicato. No, vabbè, io per aiutarlo. Dico, ti attaccano ancora? Perché mi attaccano ancora? Eh? E i cavalli? Torre sull'oro. Che ci sono? Minchia, devo passare prima possibile. Vendica il nostro amico. E io finché non c'ho
18 vili, dai, ce la posso fare. Che devo passare, oh. C'è l'arancione che Madonna ha aperto, Madonna santa. Ma già quanti cazzi di cavalli ha fatto? No! Cazzo di arcieri ritardati. Botta. Eh? Gappa di allora vado di cosi. Vado di Steplancer. Ma il burger ha fatto davvero schermo. Chiuditi, 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 chiuditi. Bello ste schermo non delete. Però adesso me ne devo andare perché questo qua farà night. Però gli posso negare l'oro, mi sa. Io l'ha fatto 8000. Ma che è Maggiaro? Che cos'è? Ah, che ho bisogno qua perché cioè, è monoschirma sto qui. E allora devo tornare indietro. No, dipende come sono messo. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Sono mossa entrando su Giugotto che sta difeso. Pinga. Pinga, dove ti devo venire? Qua. Vai qua. Lo prendiamo insieme. Qua. Era. Ufa, ah, ma te dai, 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 vieni, venite qua. Ma sei andato, sei andato. E qua, aspetta, a casa. Ma Ike, dove sei? Come? Mi hai detto di andare da Guglielmo. Cioè, continuavo a pingare, vabbè, ok. Ah, vai. Che mi hanno detto andare anche no, qualche cioè... cammelluccio cammello ma fa schifo quelli mongoli. Attacca sta torre per favore. Qualche cammello repo non ha no va su cazzo. I crepos merda dobbiamo fare. Oh, se mi pingate. Allora giochiamo sul pocket, però devi venire da me con. No, occhio a sti scout che li perdo. Beh, mo lo puoi prendere spazio. Allora, se mi pingate un poco di reliquie, io vado proprio a boom pesante. Fini qua, Ike. Sì, aspetta che faccio un'altra stalla, faccio vicino a te. Inizia a portargli scout. Dove? Qua. Porta sull'arancione dove teneva l'oro. O no? Cosa? Dove teneva l'oro prima. Eccole, eccole, eccole. Cazzo le case. Minchia le case. Però ho fatto sta merda. No, cazzo, c'è un castello. Oh. Ah, non l'ho visto. Culo. Economia del cacchio. Ok, c'è il Siege Workshop, che devi stare attento. È pieno anche. Vuole smanganare gli archi. Tiralo fuori, sto mangano, dai, che c'hai paura? Sta facendo corna, okay. Vaffanculo. Ok, devo andare sulla pietra perché sono questo... Ah, qua, Skirm Delete e Knight, Ike,
due mangani. Oh cazzo, sono da solo. Vado sul mangano. Sì, vai, prendi i mangani te. Fregatene del resto. Ottimo, vai, grande giocotta. Questa viola del cazzo. Ha fatto mille... Minchia, vada da dietro come gli faccio male. Con un solo cavallino. Occhio. Grande. Faccio un castello. Se li prendi i mangani è fatta. Tutti, io l'ho tolto tutti, vampa. No, ho visto, però non c'è niente che io possa farci. Le casette così. Cosa ho attento? Non posso farci. È un V che ti fa il laboratorio. Eccola, eccola, la moglie fa male. Avete altre reliquie da darmi? Qua ce n'è una in base da me. Dov'è? Ok. Francesca sta arrivando con i figli. Vai, Billy, fermi. Botta. Oh. Beh, gliel'ho buttato giù però. Sì, sì. Anzi, adesso vado sulla pietra e faccio solo piumati. Hai un po' di villi fermi, Uia. Adesso sistema. Neanche tanti, ma siamo peggio. Sto TC qua comunque assurdo, eh? Non fuori di testa, non ti preoccupare. Se vuoi andare a dare una mano di là. Compa, io sono entrato in base dal giallo. Ah, grande, grande. Ottimo. La giro. Minchia, ma è pieno di TC sto merda. Aspettiamo solo il ritorno del grandetto. Aspetta, aspetta. Ho il logo e... Grande perché il giocotto stava a 2-3. Bastardi. Andiamo a attaccare il bulgaro. Qua, sai, ho bisogno qua. Dove? Con due knight pulisci tutto, sono solo schirme e mangani. Arrivo. Ho fatto prendi doppio castello. Prendi che sono dietro e poi vieni sulle schirme. Oh, mamma mia! Ma l'hai visto come l'ho schivato, compa? No, non stavo guardando, purtroppo. Porca miseria, vai, vai, vai! Ok, ho cliccato imp. Vai sulle schirme, non fai tar iconic. Sulle schirme qua a destra. Ce l'hai un mercato? No. Yes. Sì. Vai intanto. No, adesso si sotto i crepos, non fai tar. Fai iconic tu, Woody. Vai dentro il mio TC, vai vicino al mio TC. Poi dici che non serve un cazzo. Ah? Entri dentro, entri dentro. No, ma se prendi il mangano poi possiamo fightare. No, qua hai di far il mangano preso. Di far male. No, non riesco, c'ho troppo poca massa. Vedi a che serve, compa? Però lui ha suonato la campanella, eh.
Lui suona non stava nemmeno. Vabbè, queste sono le classiche giocate da campione, compa. Le classiche. Classiche, da manuale, compa. Come fare arrabbia con gli spagnoli. Prenda la mano e sono tanti, eh. Un po' di cibo. Oh. Ehi, hey, guarda qua che c'ho qua. Hello, we. Ike, sono, non c'è più esercito. Oh, vedi a che serve. Mannaggia la miseria. Quanti villi sta perdendo? Ma poi non va neanche su quel castello. Che il tempo di dire ho fatto. Oh cazzo, ho preso un butto ingaggio. Dove sei? Dove sei? Dove sei? In base sua. Però mi ha portato sotto le organgan. Però vichingo sta facendo cavalieri, non l'ho capita questa. Allora mi serve però più cibo. Vuoi cibo? No, no, serve a te, Ike. Cioè fallo prima tu. Ce l'ho, guarda. No, ma... non so come dirti, cioè devi fare pala e tutto, se è meglio che non me lo dai. Che non si dica che hai cattivo, no? No, no. Ma io posso già passare a imperiale da una vita! Schiabbare. Potere dello Stato. Porca di quella miseria. Cioè non so se... non so se hai capito che appena passo imperiale è qua. Ecco, ho cliccato anch'io. E io ancora manco ho cliccato, cazzo. Ha molto più cibo, me lo vuole dare un po', quando ne ha un po' di più. C'è due costruzioni, quale cazzo è la seconda costruzione? No, tutte ce l'ho. Vogliono timbollarsi qua. Ah dai, vai, no, no, c'ha gli organ gun dietro, principe, cazzo, non posso. Cazzo, mai davato coi nitro, me ne sono accorto, porca troia. Vieni qua, vieni qua. Dove sei, Ike? Oh, è logo, ma tu sei ancora castelli, eh? Eh sì, dai. Vabbè, fightami, basta che mi fai da carne davanti. Dai, glielo butti giù. Che cazzo di massa è questa? Ma come scappano i topi? Niente, niente, fammi passare a imperiale, compa. Col cazzo lo dai, Ike, con imperiale. Eh? No, e poi chi mi ferma, compa? Sono riuscito a buttarglielo giù. Iniziate a mettere i mercati qua, comunque, tipo, che tradiamo. Comunque io devo fare... cose d'elite. Mille di... no, perdo tutto! Cazzo! Vado di là aiutare un attimo, mi pushano. Vado di là aiutare. Vai, vai. Iniziate a mandare i villi che dovremmo tradare, eh? I villi mille... dove? No, ah, c'è lì. Che mi manca? Mille di legno, ok. Se vuoi ce l'ho io. No, 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 ma ce l'ho fatto.
Oh, però non ho tradato neanche malissimo, Cioè, ha perso tutto anche lui. C'ho qua i, da voi i cosi, i piumati. Ma io non ho più esercito. E questo? Ah sì, beh, quello è quello, il refill. Andiamo a rompere i coglioni. Che cazzo c'ho i tre balestrieri? Oh, minchia, ma... Ah, ma merda, i castelli. Che mi sono spostati. Attento, 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 Gu, sei sotto il castello. Gu. Signori, io vi saluto. Addio. No, no, minchia, ti stai prendendo loro davanti a me. Maledetto. Ma in realtà lui non so se poi non so se riesce a far danno lì. Dagli schir- ma perché sono andati tutti in skirm? Cioè, ma seriamente? Beh, sono venuti di qua, almeno li ho spaventati. Raga, sto facendo i mercati qua. Grande. Ah, qua c'è dell'oro anche. Non so come l'hai visto, ecco, ma è grande. Ampa. Io quello vicino a me non lo vedo, ma quello lontano sì. Forse il castello qui non è proprio troppo. Facciamolo qua. Qualcuno ha altre reliquie? Sono poppato. Allora, io adesso inizio a fare gli arieti e spingiamo, Ivo, cazzo, sempre ci vuoi, manco. Dai, dove andiamo al mercato. Il mio mercato adesso lo metto tipo qua. Vabbè, mi apri nel frattempo qua. Vai, ecco qua, io sono monoschermo. Aspetta, aspetta, aspetta. Minchia, fammi passare paladino prima, dai. Difendimi lì. Qua dietro. Che inizio a trabucare. Vai, non fai tare adesso, aspetta che ti entra pala. Non fai tare. Vabbè. Facciamo un giro tondo, quanto è bello il mondo. Servono cavalli, servono cavalli, servono cavalli, servono cavalli. Fight, Ike. Ma quanto cazzo ci sta paladina ad entrare, figlio della merda? Hanno pulito tutto. Chi? Sì. Minchia, che palle, oh. Dai, non c'ho voglia di mettermi a far pick. Insieme. Sì, ma Etto non sta reagendo, quindi cosa fa? Dove andiamo insieme? Stiamo guardando l'eco io. Qua si vince la battaglia. Ai, chiudi, ti prego, chiudi, mamma, ti prego. Grazie. Serve il siege? No. Il siege probabilmente devo farlo io. Skirm, Ike, ci sei? Minchia. Ecco, dai, l'abbiamo un po' brute forzato. Qua non ci sono dei cavalli in zona, ragazzi. Cioè, questo che mi segue coi pala, io sono da solo. No, non ho dovuto pushare di là. E carne davanti. Cioè, no, ma poi il popping di merda. Entra nel castello, entra. Mi stanno strapusciando, che non c'è più esercito? Minchia, lo sto rifacendo. E quanto ci vuole? Minchia, 5 stalle, produzione. Devo metterne 10 almeno. Qua io esplodo, se non arrivi tu. Qua sono sigram e tutto. No, non produrre da qua che perdi tutto. Fatele qua davanti, devi farti 20 stalle davanti alla base. Mi stanno spingendo tutti i castelli. Aspetta che li sto fermando qua.
Che cazzo, dai. Vai, vai, vai. Oh, qua è stravinta la battaglia. Il lato est di Guarda è vinto. Dov'è, dov'è, dov'è? Oh. Andata fastidio con gli usi, va bene. Il lato giallo-rosso deve essere castigato, ragazzi. Ho bisogno di cavalli, continuano a inseguirmi. Oh, ah. Ok, finalmente arrivo. Ma qua sono solo adesso, Io arrivo. Vai Ike, fighta, fighta. Ok. Non cavalli sulla massa. Occhio che arrivano tutti i pala del Franco. Vabbè, pulisci le schirme, pulisci le schirme. Grande. E tu non è meglio che quanti archi, micra. Ok, ottimo, così adesso va bene. Buono, hanno perso di nuovo. No, anche di qua abbiamo vinto adesso. Eh sì, quel vantaggio è... Anche il Franco che fa skirm senza bracciale, boh, non capisco. Qua, puliscimi sti arieti, per favore. Oh, attenzione, attenzione, il giallo è qua, il giallo è qua, il giallo è qua. Dove? Per forza, il rosso è morto. Hai dei palafermi, eh? Quanti paladini, cazzo, porco puttana. Sto switchando con gli uni. Aspetta, fare qualche trabucco. Ho detto sto mercato perché quello... quello non è quello più lontano. Oh, io li vado a raidare, sennò che già mi hanno rotto il cazzo. Vai, vai. Sì, sì, tu fai... fai teccati gli usari, manda i pala da me e gli usari avanti. Sono tre dal lato di... Qualcuno un poco di oro? Sì, no, arrivo. Ma va bene, va bene. Basta che... detto faccia archi e siamo a posto. Quale oro? Io ho fatto l'oro. Ah, stanno tornando, ritorno in base. Dai, bravo, non li fare ammassare. Andate, andate. Detto, vieni avanti. Dove l'hai fatto il mercato, compa? Ecco, io arrivo, arrivo. Etto, il castello. Cioè, ma guardate Ike qua che sta combinando. Cioè, ragazzi. Qualcuno vuole cibo, oro? Cibo, sì. Oro nessuno? Ma un po' se ce l'hai aggiungo trade. Anzi. È che sto facendo solo trash unit, quindi... Eppure. Qua, la cavalleria mi darebbe una grande mano, eh? Dove? Aspetta che metto in produzione un po' di roba per spammo. Se mi pulisci ste schermo con gli usari, top. Che partita. Ma che cazzo vuol cattivo, dai. Ma che sono questi? Oh, ma che cazzo sono? Paladini da dietro. Minchia. Da dietro fanno male, eh? Minchia, i paladini da dietro, ragazzi, non si tengono. E poi... senza il mio scudato. Minchia, sono poppato, raga, ma come cazzo?
Oh, attento che ci sono picche. E vieni verso me. Io vado sulle skirm. Anzi, io vado a rompergli i coglioni, dai. Te ne lascio legno, un po'. Qualcuno legno in più? Eh? Qualcuno legno in più? Ah, sì. Sì, sì, te ne do io, compa, ma stai scherzando. Minchia, 8000 di legno, che cazzo ci devo fare? Dai, usa i fermi dietro. Got. Allora, sgabello, dove sei? Sgabello. Compa, 4500 a buon rendere. Stavi accumulando fondo pensionistico. E compa, tu lo sai, noi siamo un passo avanti. Ho il 0,5% di rendita, non vale niente la pena. Okay, ne ho talmente tanto che gli mando sulle picchie. Affanculo. Mamma mia, ragazzi. No, mi ha superato all'ultimo con 200 punti, bastardo. Ma chi? Sgabelluccia. Mi dispiace per Etto che l'ha fatita un po' all'inizio. No, ma non c'è stato bastardo. Appena visto che ha fatto i quattro cosi d'andizia, mi ha dato su tutti i villi che avevo lì vicino. E lì purtroppo Vil War. No, guarda, Etto. Io ho fatto 17 pop scout, poi vabbè, sono stati, non so, 19 secondi l'idle time. Però c'avevo 3 scout prima che il pocket arrivasse. Comunque i 1003 del franco non se li merita per niente. Uno che è franco e si mette a far schermo senza bracciale deve disinstallare il gioco. Punto. Oh, il franco è venuto full quarto. Questa volta ti sono aiutato. Franchi... Franco full pala, sai quanto ci vuole. Si è capito tutto quando hai iniziato a far schermo. Un grande Ugotta che è tenuto qua da solo. Vabbè, la nostra tattica è stata quella di fargli credere che potevano vincere. È stata una bella partita. Sì. Aiuta, una grande partita. Mi sa che usa riccio, poi dietro, tutti i buchi ho tappato. Comunque, questa mappa è facilissimo tradare perché è abbastanza safe dietro le foreste. Non capisco perché la gente non lo faccia mai. Perché ci sono i buchi. Bello il nostro trade. C'era un choke point nella base di Ike con le case. E vabbè, dai. Quelle case lì. Anche ho fatto trade, però doveva fare il tipo il giro del loca per arrivare. Sono come le case belghe. Dov'è? Ma te l'hai fatto dalla tua base, minchia, mo. Cioè. Eh sì, è che potevo uscire di tanto. L'odissea. Ho fatto trade davanti a te. Hai mai visto le case in Belgio? No. Tipo che tu vai in autostrada... E poi c'è qualcuno col tipo col suo giardinetto, con l'entrata della casa direttamente attaccata all'autostrada, cioè praticamente c'è uno che ti può girare dentro in autostrada. No, ma poi minchia, abita in autostrada, le macchine guarda che fanno un bordello. Sì. Ma in Belgio penso che non abbiano tipo restrizioni di dove puoi costruire o dove no. Ma guarda, neanche in Sicilia, compa. Noi costruiamo palatiglia sul mare. Ufficialmente ci sarebbero. Sì, vabbè, ma è effettivo, conta l'effettivo. Ma minchia, poi quando cade con un ponte a Genova ti sanano anche le case in Sicilia. Ma tu lo sai che è bello qua che hanno le ville a mare, la gente si sveglia e ha il mare alle spalle. Proprio hanno costruito sul mare, compa. Ai ai. È il nostro carattere belga. No, io mi sveglio alle 7 e piove. Che cosa fai tu? Mi sveglio alle 7 e piove. Ti svegli alle 7. Mutato Rino? Che è mutato prima. Rino gioca solo con i cumani, cioè non... Al prossimo torneo ti fa fuori. Allora, Rino è l'unico che sta prendendo il torneo feudale sul serio, ragazzi. Ah, infatti. Oh, Guglielmo, dico, basta, la facciamo a feudale, compa. No, non appoggio. Cioè, appoggio perché non appoggio perché è stato ignorante con la partita che abbiamo fatto, ma proprio da solo da quello si è vinto che, soprattutto se la mappa è chiusa, non si vince. Cioè, uno si walla in pietra, fa le torri e non puoi pushare. Il massimo è se hai gli arieti del Kumano, ma anche lì
con le truppe in mezzo muoiono subito. Sì, ma allora scusami, senso. Scusami. Ma sai quanto è divertente invece farla Massimo a Castelli? Ma quante Castelli combinazioni già... di allora, fare? Ma tu devi dare la possibilità. Cioè, Massimo Feudale è solo Cumani, solo Cumani. Sì, ma la tua abilità qual è? Siccome sarà un torneo 2v2v2, cioè è bello che magari, cioè così tu poi azzeri l'elo. Quindi mi posso, cioè, ti puoi trovare a gareggiare contro io e mio fratello assieme in team, ok? Quindi è anche bello in ignoranza per questo. Ok, su questo sono d'accordo, ma non puoi vincere. Come non puoi vincere? Si può vincere. Si può vincere, ragazzi. Quanto, per quanto mi dispiace ammetterlo, ha ragione Guglielmo su questo. L'abbiamo fatta la partita. Forse c'era anche Jugotta, non lo so. No, non c'era Gotta. C'era player, ok, c'era un player e Hexagon. E, cioè, avete vinto voi perché gli altri hanno quittato che non ce la facevano più, compreso me. Vabbè, compa, ma è un torneo che organizziamo tipo in due serate. Ci vuole un cazzo. Ci spacchiamo come le merde, compa. Cioè, dai, sicuramente... Ma secondo me la figata sarebbe fare tipo solo Castelli, che ci sono un botto di robe diverse che vuoi fare. Cioè, e non puoi pushare così facilmente. È molto difficile pushare, perché una volta che uno si fa i castelli, senza i trabucchi è tosta, senza le bombarde. Capito? Però dico, Fulcumano uno potrebbe andare, cioè con le arieti avanzi. Un ariete, sì, le torri sì. Le butta giù, beh, tipo... Però... Però a quel punto capisci che si ridurrebbe a tutti che piccano i cumani. O i cumani, o i siciliani che hanno anche i torrioni. Ma no, cioè, no, tu no, ti no, vuoi no. Fare delle 2v2 con gente che prende cumani e siciliani tutti uguali a stampino, cioè che noia. Cioè, niente, non si cioè, è bello vedere un birmano che fa monaci siege, un persiano che fa elefanti persiani della Castelli, un cumano che fa rieti coperti, uno spagnolo che fa conk. E allora quindi a Castelli la facciamo? A Castelli secondo me è molto più figo, cioè vengono fuori delle cose comunque ignoranti. Sì, però io vorrei qualcosa di tipo però di... Però bisogna dire che a Castelli i castelli sono impushabili quasi. No c'hai, c'hai Cappedram, c'hai... cioè con una volta che pulisci l'esercito... No, beh, c'hai Cappedram anche lì solo se prendi i cumani. Sì, ma poi comunque puoi fare il... cioè puoi fare tipo gli elefanti, queste cose qua, che non è che muoiono proprio easy sotto i castelli. Allora, facciamo così. Si potrebbe fare il torneo a Castelli, però ci vuole un tocco in più di ignoranza. E il tocco in più di ignoranza è giocare nello stesso team. Tipo, che ne so, solitamente facciamo 2v2v2v2, popolazione 200, stesso team, popolazione 400. Ah, dici stesso colore? Stesso colore, sì, sì. In interessante. Sì, 2v2v2v2, però i team sono 4. Quindi in uno, ovviamente popolazione 400, quindi uno più che altro, cioè gioca... Ah, tipo un giocatore, sono due giocatori. Sì. Esattamente, okay. Quindi che ne so, uno fa più eco, nel frattempo l'altro va a attaccare. Cioè. Capito. Così, minchia, l'ignoranza avanza, ragazzi. Cioè qualcosa che non si vede dobbiamo organizzare, no? Le solite cose, dai. E se no gli spettatori dello streaming da dove vengono? Compa, appunto, qua dobbiamo fare qualcosa di inusuale. Vabbè, ragazzi, a me è giunta la mia ora che domani mi devo svegliare. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao. Potremmo fare... Gotta, ma tu l'hai visto il trailer che ho fatto del torneo? No. No, la te lo mando, compa. Mandami. Una scimmietta che streama, che gioca Age of Empire, a fianco a Dyke vestito in divisa che la suggerisce. Una cosa mai vista. Me lo mandi su Discord, me lo mandi su Steam, dove me lo mandi? Aspetta, prima devo prendere. Invincibili. Allora, dov'è? Canale. Allora, Chrome. Ghiaccio 3000 account Gmail. Quindi il prossimo torneo sarà 2 contro 2 contro 2 che non si può premere Castelli.
No, fino a Castelli, ma nello stesso team. Vediamo se accolgono la richiesta. Ma che non si può premere Castelli. No, si può arrivare fino a Castelli, non si può andare a Imperiale. Oltre Castelli. Oltre Castelli. Non si può andare a Imperiale. No. Quindi si gioca fino a Castelli. Io. Yeah. E allora perché Kumani? Scusate, no. No, vabbè, Kumani quando si voleva fare solo fino a Feudale. È perché se si va a Castelli penso che poi entrano Borgognoni. Sì, ci può stare. Minchia, Castelli e Borgognoni sono potentissimi. Te l'ho mandato, Ugo. Voilà. Ok, guardo. Ah, eccolo qua. Scegli la Siv. Vediamo se sei veloce a leggere gli ultimi testi. Scelgo il mio alleato, io scelgo Gu. Sì. Oh, però giocare nello stesso team oddio, è oddio, troppe scritte che vengono e scompaiono per le 11 di sera. Cosa dico 11 di sera? Mezzanotte. Zero pettese, nessun elo. Nessuna build. Solo... cosa? Una presenzione. Puoi farcela anche tu? Ok. Io. C'è il mio cuore che batte a 200. Minchia, ma lo sai che vuol dire sincronizzare con la musica i testi? Minchia. Sì. Un bordello, no, compa, un bordello. Io non farei mai. Perché sono troppo pigro. Allora, vediamo. Vediamolo un poco. Nessuno streama, nessuno fa... No, boh. Che si fa? Ma Shull deve venire o no? Boh. Non doveva tornare. Tutto ubriaco. Io sto cercando di salvarmi questa coscia sinistra. Pensami, tu devi col mouse, tu devi con le gambe. Age sì, a padel no. A padel no. La partita del torneo. Però è la squadra di Bogovini. Ha fatto una cosa in campagna che voleva scegliere 12 giocatori per fare una squadra sua, così. Ho capito, in questa squadra di Bobovini. È il grandissimo che mentre negli altri tornei ti danno le energie, così, Bobovini tra una partita e l'altra offriva le bottiglie di vino. Questa è una giornata divertente. E mo sto facendo gli impacchi con sto coso di gel sopra la coscia. Giugo, anche se era una vita che non giocavi, pensavo di stare a guardare Guglielmo, poi mi sono accorto che eri tu. Hai fatto una cazzo. Lo prendo con un grandissimo complimento, anche perché, se Guglielmo in realtà... Perché, no, il tuo cose. Stream era che non si vedeva, allora ho detto, mo vedo Guglielmo, e ho cominciato a guardare.
Invece poi ho visto eri tu. Ma guarda, grazie mille. Ma guarda che Ugotta, se parte male, finisce sempre benissimo. È una cosa incredibile. No, ma non è partita nemmeno male. Cioè, la sua partita bene. È stato il fatto di Etto che ha fatto la Bill War. È stato in difficoltà. In pratica, Ugotta a un certo punto ha dovuto giocare contro l'arancione e contro il viola, con un castello in mezzo tra lui ed Ettorigno, ed è riuscito a gestire la situazione in un modo che, bah, chissà come cazzo ha fatto. Cioè, l'ho visto, però non lo saprei rifare. Aveva un castello tra lui e Torigno, e lui era contro due di loro, l'arancione e il viola. Ma sai, le tre buore sono l'unica cosa che so fare questo gioco. Ma Gotta non si batte. Il Vittorigno è arrivato al momento giusto, però permettere a Vittorigno di continuare a giocare e con un castello fuori la base di Vittorigno è... cioè, non è semplicissimo. No, ma Ettorigno ha fatto bene, Etto si è vollato completamente, ha giocato difensivo, non l'hanno più bucato. E teneva quel castello avanti perché tu li portavi girando, poi c'è andato avanti. Oh, allora streammatela e rivediamola, dai. Ma no, ma dai, facciamone una piuttosto. Siamo qua, tu giochi, principe? Spalmami sta cosa, non vedo l'ora di andare a dormire. E allora manco 4 siamo. Etto, te giochi? Ah no, Etto forse è andato a portare fuori. No, il cane. Io mi sa che tra un po' passo, sì. Come sta il cane? Il cane? Sta bene, sta bene, tranquillo. Vita da cane. Mars attack. Mi ricordo passai tutta una giornata insieme a Mars. È vero. Massimo Federico. Che cazzo, è stato buono, dai, stava fuori. Sì, ma forse per lui si scoprirebbe la qualsiasi. Sì. È un po' rattutto. Vabbè, mi interrompo la live. Dopo questa, perché stavo in live? No, devi avvertirsi. Aspetta, che c'è Gotta in diretta, allora non la interrompo. Ah, vabbè, ragazzi, vediamo qualcosa. Etto, qual era quella mappa che arrivavano flotte di nemici? Arrivavano? Era quella tipo Fight Club, ora non mi ricordo come si chiama. Ma non ho capito quella mappa. C'è una mod che si chiama Fight Club. Praticamente è una modalità di gioco dove tu mi hai detto che. Sì, un giocatore c'ha il villo super che costruisce velocissimo. E aspetta, non mi ricordo. Era una cosa del genere, tipo 7 contro 1. E quei 7 dovevano collaborare per fare tipo una specie di tower defender, per difendersi. Mentre il giocatore 1 c'era tutti i superpoteri, poteva fare tutto. Mike, come ti trovo? Era qualcosa di genere. No, mo appena chiuso, compa, dai. No. Ma davvero esiste questa mappa? Sì, però purtroppo l'ho scaricata e a quanto pare non funziona più con la nuova versione. Devo dire se c'è... prova. Tu ce l'hai ancora? No, io non ce l'ho. Cioè, giocai diversi anni fa. Ma cosa di ignorante, giocasti diversi anni fa. Questo è molto ignorante, sì. Parlo prima del 2020 di installare questa versione qua. Cioè devo abituarmi a giocare col blu, perché il blu vince più spesso. Ma che cazzo di... No, ma sul serio, c'è un bug tipo che il blu... Cioè, in un fight 1v1 della stessa unità, stessi upgrade, il blu c'ha più probabilità di vincere. Non ci credo, ragazza.
L'ha detto oggi Spirit of the Law. Sì, vabbè. Ma non ci grida. E questa che modalità di gioco è? Più 10 che cosa? Bonus civiltà. Ah, le civiltà hanno un bonus più 10. Sì, c'è il bonus del castello, eh. Cioè, praticamente i britanni ti sparano da casa loro. Cioè, praticamente le arieti dei Celti sono imbattibili. Scusami, le catapulte. Oh, cazzo, ho dimenticato di fare. Allora, sei partito male. Allora ora vinci a bestia. Come do? Non lo so, sai. Il boss è britannico, così non è... Cioè, non copre nemmeno il campo visivo. Ma poi ti sei preso i franchi. No, ma è random. Vaffanculo, siamo 2 contro 3. Perché? Perché c'è il viola che non faceva niente. Poi mi sa che questa mappa è oggi per una partita su eFootball, ho vinto contro il 458 al mondo, 6-1. La classe non è acqua. E la streamata pure su Twitch, Mohamed, una cosa che Mohamed. Mohamed è una cosa che 6-1. E lui si lamentava che io avevo una tattica difensiva. Buscato 6-1. Insomma, si lamentava che eri un camper. Poi che era uno che faceva sempre le stesse cose. Ma scusi, ma perché stai portando le pecore avanti? Ah, perché se gliele metti là, com'è che funziona il bonus? Che pezzo di merda! Gotta, ci senti? Sì, però ero un attimo concentrato. Ricordami qual è il bonus di mettere le pecore dentro. Danno tipo più cibo, cioè danno cibo regolarmente. E quindi lui ce l'ha per 10 questo bonus ora. E le cibo il loro bonus per 10. Sì, dovrebbe. Oddio. Ah, non c'ho l'edificio, vaffanculo. Non me ne fai un altro video. Quali altri bonus ci abbiamo noi? Celti per il siege e per la legna, ok. Ma già stanno attaccando questi. Eh sì. Mi sta entrando, guarda! Al viola! Ah no, no.
che fe. Pastisor, pastisor, Virax. Pastisor. Bahu, Virax. Pastisor. Ok. L'ho giocata Pastisor. Male. Pastisor. Oyel, Mahou, Fé, Libé, Chon. Usa Frenzy che bonus hanno. Che è? Mineo. Spelli gratis. Sì? Fé, Mahou, Mineo. Ui. Già sono entrati, oh, incredibile. Viola, incredibile. Oh, Mineo. Che coglione, oh. Hey. Pastisor. 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 Oh, eh. Mineo. Mineo. Dai, se fa archi. No, come si chiama? Tu hai il rosso. Se fa il sigillo lo spacca. Aspetta. Mica l'ha fatto dare. Ok, ma sono da solo. Vediamo. Aveva lui i mongoli, ma perché? Ah, perché i goti c'hanno la fattoria gratis, ma vaffanculo. Saraceni, persiani, unni. Ok. Amron Hattadon. Naam Hattadon. Hanno accettato? Accettato la rivincita? Sì, sì, sì. Che ci vai tu? Saraceni. Sì? Eh?
i saraceni. Sì. Quindi praticamente le unità, le case le distruggi con gli archi. Hai il bonus più 2 contro la costruzione, quindi sarebbe più 20. O no? Yes. Fammi vedere che altro c'ho. Cammelli forti. Vedi, più 20. Cioè, più 2 attacco contro le costruzioni, quindi è più 20. No, muoviti. Mi sa che non sopravvive. Quindi sopravvive, mettilo dentro. Comunque squadre differenti allora. Cosa? Squadre sono diverse da quelle di prima. Amron. نعم صياد صياد اهلا صياد مستعدة صيادة امر نعم صيادة امر صيادة صحيح بناءة مستعد بناء اهلا حسنا الو عامل منجم Gli unni cosa c'hanno di bonus che non mi ricordo? Perciò a cavallo, penso. No, ma bonus. Gli unni? Non fanno caso. Boh. Sì, quello l'ho visto, c'ho 300 di popolazione. Ma che altro c'hanno? È che non mi ricordo gli unni, cosa hanno? La vita che non mi ricordo. Ah, cazzo. Hanno... Vabbè no, è un da speciale. Forte contro le costruzioni. E se fai un esercito di... Si chiama Tarkan? No, si chiama del castello. Tipo, 20 di quelli buttano giù il castello come niente. Cioè, con gli altri attacco è buono. Attacco bonus contro le costruzioni. Cioè praticamente se ti fai gli archi butti giù a terra tutto. Ragazzi, buonanotte. Ciao principe, vado pure io. Buonanotte. Ciao belli. Forza cotta. Anzi, guarda un altro po' cotta. Rimango io cotta. Ma che stai facendo, Gotta? Sto generando risorse. E ci riesce? Eh? E ci riesci? Il cambio è positivo? Perché vendo... Cioè, compro a minor prezzo di quanto vendo. Cioè, compa, così è imbattibile. Però mi costa tanti click, quindi non è tanto economica la cosa. Vabbè, tu fai shift click. Sì.
Ma vai 13.000 di oro. Yes. نعم. بناء. أمر حسن. نعم. Se lo fai con la pietra forse ne guadagni di più, perché il cambio è quasi... Buttagli la terra con gli archi. Ho trovato file ISO e c'è file 2 ITA più crack. Oh signor, tre mappe. Oh mio Dio. No, vabbè. Le ho trovate, ragazzi. Amron 2006, 2002, 2003, 2001. Ho trovato allora Full Blood, Alpha Blood, Castle Blood 3000 Extreme, Smoosh, Capture Blood Beta, Castle Blood Millennium, Madò, Archer Final, Animal Blood, Cattino di RPG. Madonna, non ho neanche fatto chissà quanto. Peccato. Fury Blue, Eternal Blue, ma tutte io giocavo questo. Non mi piacciono i saracini qua. Se vuoi ci possiamo fare una CBA, detto. No, ma sono tutte quante per il 2. No, io ho chiuso il gioco. Per il cosa? Per il 2 con Quirrell sotto queste... C'ho anche l'HD se vuoi, installato. Io poi ho l'HD installato, come su Steam.
però cioè, beh, gioco quasi mai però giocato. Non ho voglia di fare CBA in realtà, però ho voglia di fare tipo questo. No, c'è solo una persona dentro. Fatti un tunnel, metti in location, prima location, prima location, così ti apprende quante tipologie. Non ho voglia, come? Location, location, in alto, location, in alto. Ah, ok, okay. Oh, però non ho voglia. Cioè, 2v2v2, no DLC. BF 4v4 random CV. Semi-lubo. No, forse mi faccio un CBA. Ho Fast Village of Defense. Ah, è questo che Game of Thrones, like. Oddio, stiamo svegli fino alle 5 di mattina. Quella era Fast Village of Defense, lo diceva Ike. E allora, cosa c'ho io? Fai cosa quella, fai quella, compà, fammi vedere com'è. Questa? No, quella che diceva no, Fast Village Defense. No, ma questa è fortissima, stai sveglio fino alle 5 di mattina. Ah, questa è un CBA? No, CBA. Questo è un Game of Thrones. No, è un... Mannaggia, prima l'ho visto. È un... come si chiama? Io, ma già questa me l'hai fatta vedere. Ok, ok. Facciamo CBA allora. Che tanto domani devo lavorare, quindi. No, quella di prima, un po'. Hai anche ragione. Fast Villager Defense vuoi. Ok. Però. Non è divertentissimo in realtà. Oscurato lì, player. Come? Io vedo marrone le icone, perché? Perché c'è. Non funziona. No. Praticamente sei in una palude salmastra e devi costruire torri e mura e cose del genere. E le risorse? Come le prendi? Non servono. Le hai infinite? Penso di sì. Però uno deve fare il hunter, il cacciatore. Fallo tu. No, per carità. È più divertente Jurassic Park in realtà. Hai mai giocato a Jurassic Park? No, compare, pensavo fosse un altro gioco. No, no, è tipo tu parti con due villi e poi il verde ti attacca coi dinosauri. Gaia? Unni di solito. Questa per partire bisogna essere tutti, giusto? 8? Sì, però mi sa che un parce... Boh. Come cosa? Cosa avevi detto, Ike? Non, che bisogna non essere per forza in 8? Bisogna perché il... l'arancione. Tartari. Forse per i lupi. No.
Sì, ma in realtà non ho tanta voglia di farmi una villager defense. Mi dispiace. Vabbè, niente, compa. Cioè, praticamente costruisci solo torri. Facciamoci una normale CDA. Ah, però ci sono solo 3 persone. CBA che No. modalità è? Come? Che modalità è CBA? Ricordati. Dove c'hai risorse infinite e 4 castelli. Ah. Bellissimo. Ultimo posto, che culo. Così almeno si parte. Metti pronto. Sauron the game, non posso. Dovevano mettere Gandalf the Grey. Veramente. Attack player 8. Perché tipo Gandalf the Grey, ma poi senza la R. Ok, vediamo un po' che civiltà. Ok. L'attore che interpreta Gandalf è veramente Ah, si può darsi. Questi gay. Oh, sì, lo è. non so cosa c'hanno in realtà. Allora, noi ci abbiamo dal nostro lato il lituano e il blu. No! No, dove stai andando? Ah, ok, bravo. È quella, ma sono uscito. Perdi la quarta vita. La perdiamo, mi sa. Ehi, ma c'è il grazie. Hanno civiltà troppo forti loro. Ehi. No, l'abbiamo già persa questa. Dai. Ma che sta venendo?
Ragazzi, io stacco. Buonanotte, ciao. Belli. Buonanotte. Ciao, ciao. Etto. Non ti conviene fare pure navi? Io non posso fare navi, non c'ho. Ma se acceli sono buoni a fare cosa? Devo prima distruggere edifici prima di poter fare qualcosa. Ah, quindi se distruggi edifici puoi fare qualcosa, cioè ti dà più bonus. No, loro c'hanno i britanni, quindi è difficile. Anche i cavalieri teutonici fanno male, eh? Dietro ne ho un bel po'. No. Ma sono pazzi. C'hanno il bonus contro gli arcieri questi robi. Cioè fa 52 archi e non ammazzano un... Ah, blocca lì là. Minchia come crolla. Minchia, come lo trolla, rip. Cosa? Minchia, Gotta il trollone. Fagli uscire da dentro. No. Se escono crepano. Ma incredibile. Ciao. Ma ci abbiamo solo uno con villi. Anzi, nessuno c'ha villi. Vabbè, allora. Fagli fuori, io credo, no? No, è entrato. Vabbè, a Imperiale io non sono neanche a Castelli, ma al culo. Ma che ci posso fare?
full counterato. Ok, basta, ultima. Vabbè. In realtà quasi quasi me la farei anche volentieri una 2v2v2v2, però sono tutte mezze vuote. Ah, fa una bella CBO ignorante. Già piena. I keep my teeth in a jar beside my bed. Ok. Quindi uno non si può scegliere le CIV. No, 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 sono randomizzate. La migliore civiltà che puoi avere su CBA quale sarebbe? Dipende tanto da che civiltà c'ha il tuo team. Ce ne sono di diciamo generalmente forti, tipo persiani e unni, però nei matchup sbagliati possono finire per essere non troppo forti. Cioè, CBA conta soprattutto conoscere quali unità counterano quali e sì. Coordinarsi bene con i tuoi alleati. Minchia, dai. Ma potreste fare un 3v3? Non funziona su CBA. Capri. Ok. Luffy. Che ci vuole a mettere pronto? Ma che coglione, oh.
Dai, forza. Finalmente. Un po' in ritardo. No. L'ha chiccato. Dai che chicca pure a te. Sta partendo in 7. Ciao. Ma che coglione, oh. Certa gente proprio. Sette, otto, no, dai. CBI io non ho. Mi sa che era quello. Proviamo questo. Mi sa che mi fanno fuori, però. Ok. Sembra una cosa divertente. 2v2v2. Ah, si può scegliere. Ha 6 volte la civiltà. Oddio, allora cosa si prende? Quelli che ha preso quello, che è tipo contro le frecce con il bonus. No. Prendo Britanni. Dove sono? Dove sono? Guardi. No. Red and yellow team 2. Ok. No, è sceso in 3 e in 2. Ah, red and yellow, scusa, non sono gray and il team 3, ecco. Ah, no, non c'è ancora il team. No, bastardo! Che? Deve dirmi che civiltà ha preso, che così posso prenderne una che ci va bene insieme. Dai, ormai, compa. Vabbè, lo perdiamo. No, ma perché lui giocherà col suo amico, penso, quindi... Saraceni, Saraceni. Doppio Saraceni, ok. Cinesi britanni. Ma i bulgari pure forti sono. Ma i vietnamiti, sì, i vietnamiti ci spaccano a noi. Perché? Perché sono forti contro le frecce. Noi ci abbiamo 2 civiltà di frecce. Sì, ma tu spari più distante. I maliani sono fortissimi. Anche i saraceni, in realtà, anche i saraceni sono forti. C'hanno tanti HP, fanno danno agli edifici. I turchi sono forti, ma non in questa configurazione qua. It is good to be the king. Attack the enemy with unique units. You now have 50 villagers. Research handcart at one of your town centers to greatly improve the gathering efficiency of your villagers. Ah, quindi puoi farlo fino a 10 volte.
alla fine a 6. Senza ballistica. Ti vedo come entrano. Attento al deal. Tu puoi fare pure un'altra fila di mura? Sì, posso, però devo riparare quelle mura lì. Ma catapulte non ti conviene farle? Non posso. No, cazzo. Ma il tuo alleato dove cazzo sta andando? Guarda, il mio alleato sta andando qua a cercare di distruggere edifici, però non serve a niente. Dovrebbero venire qua ad aiutarmi a difendere. Chiamatelo. Sta arrivando il picchione. No, ma vedi, adesso ha preso un cittadino, se... Cazzo.
Potevo arrivare all'imperiale al più presto. Ready. Calemur. Ma ah, potrebbe attaccare, ti potrebbe aiutare quel coglione. No, ma perché non c'ho balistica? No, dico, ma il nemico, l'alleato, il tuo alleato. Dove stare assieme? Sto l'alleato. Chiuditi se puoi, compà. Mandatum. Holden. Lasciali fightare. No, io devo prendere kill perché posso arrivare solo, posso passare solo del tasso se prendo kill. Ah. No, ma sul serio? Ha perso i suoi villi. Attenta ai tuoi invece. Vai, costruisci. Fagli il cancello così. Vale, affermi per coglione. Che devo assolutamente arrivare a castello. No, adesso lui è arrivato a castelli, adesso io sono morto. Cazzo. Fai un castello, fai un cancello. No, abbiamo perso. Castelli. Perché lui adesso c'ha balistica e c'ha anche un stranaro di attacco. E tu quanto ci stai per passare a castelli? Tanto purtroppo. E avere i vietnamiti contro non mi aiuta per niente. Devo andare dal rosso a farmare. Ora ti entro. Ma da dove sparano? I vietnamiti che raggio hanno? No, io adesso perdo il castello. Cazzo. Ma come fanno a sparare così lontano? Perché è a castelli, cioè... Ma i bonus sono più... Ah, più 6! Mi sfuggigli le mura. Il villo! Questo è un bel GG. Azzurro, che sta facendo? Oddio. Forse.
Estora. Che coglione, guarda. No. Oh, dovrei aver perso adesso. Perché non perdo? Ah, ecco. Che bastardo, se mi avesse aiutato avrei vinto, perché avrei potuto sparare i castelli dell'arancione dalla mia base. Minchia. Però il mio alleato è un idiota, quindi vabbè. Vabbè, vado a fightare assieme. Sì, ma non c'è, boh. Dovrei, però voglio vedere che cosa c'è. Bamboo nothing. Oddio. Vabbè, tipo come foresta. Team Forest. Dai, dai, facciamoci una civiltà normale e poi basta. Gli hanno nobs, quindi solo pro. Sì. Magari. Scaricati la versione. Clinks Eastwood. Ah, c'è Luffy di nuovo. Ma comunque sono veloci queste mappe. Sì, sì, si riempiono in fretta. Cioè, tu pensa che sia inventato sta modalità di gioco? Esiste già da tantissimo tempo, molto prima della DE. Guarda, chi l'ha programmata? Tanta roba. Cosa abbiamo? Bulgari, Britanni, Tartari, Celti. Tu cosa hai? Dio, Goti. I Goti sono un po' un problema, però il resto, del resto, anche i Maya sono forti, anche i Magliani sono forti. Gli Aztechi fanno schifo invece. Io sto contro i Magliani e i Maya, e c'ho Tartari. No, oddio. Hai i Bulgari. Sì, sì, però dal mio lato. Ah. Mi sa che i Britanni e i Celti devono fare un po' uno switch. No, comunque Britanni e Celti è una bella accoppiata, un po'. Sì, è una bella accoppiata, ma non lì dove stanno loro. Perché i Goti... No, aspetta, gli Aztechi uccidono i Celti. E i Maya se la giocano con i Britanni. I Maya se la giocano anche un po' con tutti, in realtà, però... Magliani
Ah no, aspetta, i Maya sono dal mio lato, i Goti sono sopra. I Goti contro i Britanni, no, i Britanni devono switchare, non c'è niente da fare. Devono venire in basso. I Goti hanno un bel bonus contro le frecce. Se parte la partita, ovviamente. Sarà un UFO. Vincerò la quinta, guarda, sicuro. Ciao, sei bloccato. Vabbè, basta per oggi allora. È già l'una. Sì, va bene. Allora, finiamola qua.